Amici ed amiche, buona serata. Eccoci qua. Adesso non siamo più in giro, così qualcuno curioso sarà contento che l'arciere è a casa. Bene, intanto queste sono un po' le prove la nostra, la vostra prossima web TV, e cioè. È un po' l'idea, ve l'ho già spiegata, poi avremo modo il 23, giorno di San Giorgio, di fare il battesimo ufficiale, quindi ci stiamo preparando a fare quello. Intanto nei sottotitoli vedete, andremo a parlare di Trump che aveva dichiarato guerra alla Cina, ritenendolo probabilmente responsabile di svista o comunque di un qualcosa di che va approfondito e spiegato meglio. È stato un incidente, il coronavirus, la diffusione, il contagio del coronavirus, c'è qualcosa sotto, o è stato proprio una svista clamorosa, un po' questa catastrofe a livello mondiale. Quindi Trump non ci sta, sicuramente farà sentire la sua voce. L'America è la prima potenza mondiale, la Cina non è da meno, però questi sono i due contendenti al momento in campo. Insomma, il coronavirus lo vedete in immagini, e questo più o meno il virus che ci ha messo in ginocchio, che ci ha isolato e forse ci ha fatto scendere un po' con i piedi per terra, non a tutti, perché comunque tutti speriamo che si cambi in meglio quando succedono, però ho i miei dubbi, e si tenderà sicuramente poi a dimenticare, tornare forse, però queste sono riflessioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Diciamo, la notizia ha iniziato un po' ad essere infastidito di questa cosa e vuole chiarezza, vuole indagare per capire come in effetti è saltato fuori questo coronavirus e perché per molti mesi la Cina non ha avvisato, comunque l'OMS o comunque non ha avvisato il mondo, perché ti sfugge di mano qualcosa di così letale, di così pericoloso. Di far aspettare 2 mesi, che poi è stato quello il tempo che è stato più che a sufficienza per andare a contagiare l'intero pianeta. Insomma, questo è, diciamo, uno dei. Ecco, la seconda frecciata, invece, andiamo un po' più a casa nostra, quindi un po' più veloci nelle cose. Dovrò prendere dimestichezza perché a me piace più parlare dalla strada che da studio, però questo è il periodo del coronavirus, quindi bisogna fare di necessità virtù. Può essere anche una grande occasione per noi da studio, cercare di faremo le nostre interviste singole o con più persone, insomma, faremo qualcosa che già altri fanno, però con le nostre caratteristiche. Quindi non è che ci inventiamo chissà che o cosa, o vogliamo fare chissà che o che cosa. Dicevo, l'altro riguardo, lo vedete? Ecco. Questo manifesto, io sono dietro. Allora, aiutiamo chi ci aiuta. Insomma, hashtag fatto in Calabria, eccetera. E poi vedete, questo è un manifesto, visita istituzionale della Regione Calabria, cura della vicepresidenza della Regione Calabria, quindi nella persona di Nino Sturri, il simbolo della bello in alto. Cioè, che cazzo ci azzecca la Lega, Nino Spildì? Cioè, su una pubblicità canale.
Cioè adesso io sono arrivato. Sono arrivato con qualche giorno di ritardo sulla notizia, però questo non mi esime dal fare le mie considerazioni. Comunque, la pubblicità istituzionale è talmente sacra che non va mischiata con la Lega. Poi pensate, Matteo Salvini, cioè, esce su un manifesto istituzionale che pubblicizza la Calabria, cioè la Lega Nord della Calabria, cioè qualcosa non mi torna. Nino Spillini, qualcosa non mi torna. Non mi torna. Mi sa che se continui di questo passo, la tua apparizione a quello che è l'istituzione, alla Regione Calabria durerà molto poco, ma molto poco. Comunque una cosa certa l'hai fatta, tu sei entrato nella storia. Cioè, il manifesto durante la Calabria è targato, pensate un po', in alto, cioè in alto, guardatelo, cioè, è davvero... Cioè, ditemi voi, lasciate qualche commento, ditemi voi, come cazzo si può spiegare un fatto del genere? La Lega di Salvini, la Lega Nord. Cioè, com'è possibile che accada qualcosa, una cosa del genere? Cioè, qui altro che frecciata, qui ci vuole la bomba atomica per capire. Vabbè. Che dirvi? Grazie qua, sicuramente. Vabbè, troveremo poi i ritmi giusti per darvi sempre un'informazione puntuale e opportuna, ma soprattutto darvi le opinioni, volgervi di più. Utilizzeremo sicuramente di più la pagina Regino TV, quindi iscrivetevi, vedremo molto spesso questo che sarà, diciamo, il nuovo marchio all'interno del la quale opera, poi piano piano vedrete e avranno anche loro il loro spazio e il loro ruolo. Intanto vi saluto a modo mio. Bene, con questo sarà la mia prossima freccia. Ecco, guardate, questa è la freccia dell'arciere, solo questa, una penna. Alla prossima.